L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza della Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all'emergenza sanitaria, anche in vista della riapertura delle scuole. Avverto che l'audizione sarà trasmessa in diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Ringrazio la Ministro Paola De Micheli per aver accettato l'invito della Commissione e le cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti i colleghi. Gentile Presidente, l'emergenza sanitaria ha imposto ovviamente l'adozione di misure che provino a contrastare la propagazione del virus mediante iniziative proporzionate e differenziate in base alla velocità della diffusione del Covid. Tra i primi interventi adottati nella fase acuta a partire dal 4 marzo del 2020 sono stati sospesi sull'intero territorio nazionale, oltre che i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore, garantendo in ogni caso la possibilità di svolgimento delle attività formative con la modalità a distanza. L'urgenza di tali misure ha contribuito a contrastare efficacemente la circolazione del virus nella popolazione, non solo per le caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione proprie dell'ambito scolastico, ma anche per l'impatto che la mobilità per l'espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla popolazione generale. Successivamente, la fase di transizione epidemica ha consentito una rimodulazione in senso meno stringente delle misure di contenimento adottate, consentendo la riapertura progressiva delle attività lavorative. In questa fase, caratterizzata da una sostanziale stabilità dei casi in condizioni di bassa incidenza, è stato possibile focalizzare le attività in previsione della stagione autunno-invernale del 2020, nello specifico l'elaborazione di documenti finalizzati alla riapertura delle scuole a partire dal 14 settembre 2020, anche in coerenza con le attività svolte in ambito internazionale. Ricordo al riguardo l'intesa del 31 agosto 2020, raggiunta in sede di conferenza unificata, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 26 agosto 2020 sulle linee guida in materia di TPL, nonché di trasporto scolastico dedicato, che aveva previsto un coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale non superiore all'80% dei posti consentiti, e un coeficiente di riempimento degli scuolabus pari al 100% dei posti consentiti per un periodo non superiore ai 15 minuti del tragitto casa-scuola-scuola-casa. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'effettività del diritto allo studio e della necessità di ridurre il ricorso alla mobilità privata quale presupposto per rendere più veloci gli spostamenti e di garantire l'erogazione del servizio di trasporto scolastico dedicato avvenisse secondo modalità compatibili con le misure di contenimento della diffusione del Covid, il Governo, in attuazione dell'accordo raggiunto in sede della citata conferenza unificata del 31 agosto, stanziò con provvedimento d'urgenza la somma di 300 milioni di euro per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, nonché di 150 milioni di euro per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico dedicato aggiuntivo. I primi, ricordo la Commissione, quelli legati al trasporto pubblico locale, dipendono dalle regioni, questa è ovviamente una previsione costituzionale. I secondi, 150 milioni di euro per i servizi di trasporto scolastico dedicato, dipendono dai comuni o in alcuni casi dalle province. Con l'aggravarsi della situazione epidemiologica si è dovuto intervenire attuando una serie di misure contenitive proporzionali al livello di rischio attribuito dal monitoraggio settimanale alle regioni e alle province autonome, che ha portato progressivamente all'erogazione della didattica a distanza nelle scuole del secondo ciclo, estesa anche alle ultime due classi del primo ciclo nelle regioni e nelle province autonome a livello di rischio massimo, le cosiddette regioni rosse. È intervenuto infatti da prima il DPCM del 24 ottobre 2020, che ha previsto come specifica misura di contenimento della diffusione del Covid l'obbligo per le istituzioni scolastiche secondarie di adottare, previa comunicazione al Ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie, delle situazioni critiche di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali,
forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata pari almeno al 75% delle attività, questo il 24 ottobre, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenisse in ogni caso prima delle ore 9. Successivamente, il DPCM del 3 novembre del 2020, nel DPCM sono state previste nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, che ha individuato, come noto, tre aree corrispondenti ai differenti livelli di criticità riscontrabili nelle regioni del paese per le quali sono state disposte misure specifiche. In coerenza con le nuove limitazioni, è stato imposto alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR 275 del 99, in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale. Al contempo, anche in considerazione del conseguente abbassamento della domanda derivante dalle nuove più stringenti misure di contenimento, è stata prevista la riduzione del limite di riempimento massimo dei mezzi di trasporto pubblico locale al 50%, fermo restando le precedenti disposizioni per il trasporto scolastico dedicato. Quindi, ricapitolando, a giugno del 2020 è arrivata la richiesta delle regioni di riempire al 100% i mezzi. Alla fine di agosto, il verbale del CTS e successivamente l'intesa intercorsa in conferenza unificata ha portato al riempimento del trasporto pubblico locale all'80%. Il DPCM del 3 novembre ha previsto di ritornare al 50%. In alcuni territori, ordinanze dei presidenti delle regioni hanno introdotto ulteriori misure restrittive che, come nel caso della Campania, hanno portato alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Tali restrizioni sono fra le misure più dolorose adottate per contenere la diffusione del virus, garantire la sicurezza dello svolgimento dell'attività didattica in presenza, tutelare il diritto allo studio, il diritto alla salute del personale della scuola e degli alunni e controllare la pandemia costituiscono, fin dall'inizio dell'emergenza, gli obiettivi prioritari del governo. In vista pertanto del ripristino a partire dal 7 di gennaio 2021 dell'attività didattica in presenza anche nelle scuole secondarie di secondo grado, in misura, come previsto dal DPCM, pari ad almeno 75%, ma con l'accordo preso con le regioni la scorsa settimana, la settimana precedente il Natale, in misura al 50% fino al 15 gennaio 2021, così come poi successivamente recepito con ordinanza del Ministero della Salute il 24 dicembre 2020, e nel percorso di valutazione delle misure contenitive da attuare nel settore scolastico, oltre ad un'analisi delle attività peculiari, è stato necessario approfondire ulteriormente, in considerazione degli indicatori epidemiologici, anche il complesso di attività correlate all'ambito scolastico, ovvero quelle attività che, pur non svolgendosi nel contesto scolastico propriamente detto, sono funzionali o correlate alle attività didattiche vere e proprie, gli spostamenti casa-scuola e viceversa, scuola-casa, gli incontri fra gli studenti per svolgere attività di studio o altre forme di aggregazione studentesca al di fuori dell'orario scolastico. Occorre premettere che i dati di sorveglianza epidemiologica e la lettura scientifica disponibile dimostrano una complessiva e soddisfacente efficacia delle misure e dei protocolli adottati, evidenziando che il rischio di contagio della popolazione scolastica, anche in considerazione dei limitati tempi di permanenza a bordo dei mezzi pubblici, non evidenzia livelli superiori rispetto al rischio cui è esposta la popolazione in generale. Tuttavia, in accordo con quanto riportato dalla letteratura scientifica prevalente, analizzando la diffusione del virus nella popolazione in età scolare, si è osservata una maggiore incidenza di casi di infezione tra le fasce di popolazione studentesca più elevata, maggiore di 12 anni, ovvero nella porzione di popolazione studentesca che per sviluppo psicofisico, autoresponsabilità e libertà di movimento
è stata esposta ad occasioni di rischio più rilevanti nelle attività connesse anche all'ambito scolastico e ovviamente agli spostamenti. In tale ottica si è reso necessario adottare un approccio complessivo per mettere in sicurezza la scuola ed assicurare un'attività didattica in presenza, pensando non solo alle misure di prevenzione e di protezione negli edifici scolastici, ma anche in tutte le attività correlate all'ambito scolastico. Ovviamente, un particolare focus per noi è riferito al percorso casa-scuola degli studenti. Sul tema specifico della gestione del trasporto pubblico locale, già nella seduta del 24 aprile il CTS aveva approvato il documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico terrestre nell'ottica della ripresa del pendolarismo nel contesto dell'emergenza Covid, con l'obiettivo di fornire elementi tecnici circa l'adozione di misure di sistema, organizzative e di prevenzione, nonché semplici regole per l'utenza per il contenimento della diffusione del contagio. Approfondimenti sono stati dedicati alla stessa tematica dall'INAIL, tra cui si citano in particolare le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento del Covid in materia di TPL, le linee guida finalizzate a disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico dedicato e in previsione alla riapertura delle scuole, lo specifico approfondimento dedicato al settore scolastico, TPL e trasporto urbano nella contingenza della ripresa delle attività produttive e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. I risultati di dette analisi e approfondimenti si sono tradotte nelle previsioni contenute nei vari decreti del Presidente del Consiglio, adottati per contenere e prevenire la diffusione del virus, nonché nelle linee guida in materia di TPL di trasporto scolastico dedicato, allegati ai successivi decreti, nelle quali sono state ribadite le misure organizzative e comportamentali di sostegno all'avvio dell'anno scolastico che rappresentava e rappresenta un momento di elevata criticità. È indubbio infatti che l'impiego da parte della popolazione studentesca del sistema di trasporto pubblico di linea possa determinare l'insorgenza di situazioni a rischio, in particolar modo nelle ore di punta, dalle 7 alle 9 di mattina, in particolar modo geograficamente ubicate nelle aree metropolitane o ad alta urbanizzazione e se associato al restante pendolarismo collegato alle attività lavorative, uffici e attività economiche. Tale constatazione, la ridotta capacità di riempimento fissata e stabilizzata dal mese di novembre al 50%, richiede e ha richiesto pertanto un'efficace riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico, che peraltro sconta la vetustà di molti modelli organizzativi, di cui ho già avuto modo di parlare proprio di fronte a questa commissione. In questa direzione è evidente che la pianificazione degli orari della città, che peraltro è sempre stata prevista in tutti i DPCM dal 18 di maggio in poi, diviene una misura indispensabile. La pianificazione degli orari della città diviene una misura indispensabile per poter garantire la riapertura delle scuole nel rispetto delle norme del DPCM del 3 dicembre, con particolare riguardo al trasporto pubblico locale. A tal fine, con il citato DPCM sono stati istituiti presso tutte le prefetture d'Italia tavoli di coordinamento presieduti dai prefetti per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità dei mezzi di trasporto utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'Istruzione, i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza previste nel medesimo documento. Nel caso in cui tali misure non trovino la possibilità di essere assunte in termini previsti, il prefetto ne dà comunicazione al Presidente della Regione, che adotta una o più ordinanze con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione per i settori della scuola e dei trasporti pubblici delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità per cui sono stati istituiti i tavoli di coordinamento. È stato previsto inoltre che le scuole secondarie di secondo grado moduli il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per i docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi in coerenza con le decisioni assunte dai tavoli. Quanto alle iniziative assunte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per garantire il conseguimento di questi obiettivi, per cui è stata appunto prevista l'istituzione dei tavoli, evidenzio che sono stati immediatamente forniti a tutti i prefetti del paese i seguenti elementi di conoscenza e di valutazione ritenuti assolutamente indispensabili: un coefficiente di riempimento non superiore al 50% corrisponde indicativamente a 2/3 persone al metro quadrato sulla base del layout dei mezzi e delle modalità di calcolo del riempimento totale. La domanda di trasporto pubblico è normalmente concentrata nella fascia oraria di punta, dalle 7 alle 9, in condizioni di formalità, i mezzi sarebbero arrivati a saturazione e rispetto alla domanda di trasporto abbiamo fornito a tutte le prefetture i calcoli sui flussi aggiuntivi derivanti dall'apertura delle scuole al 75%. Per evitare il rischio di superamento dei limiti prestabiliti è pertanto necessario rimodulare la domanda, limitandola e scaglionandola, oppure, purtroppo con minori margini di manovra a causa della situazione di semi-rigidità del trasporto pubblico locale, in particolar modo dove domina il trasporto su Mario o su rotaia, intervenire sull'offerta, che però può essere e potenziata o rimodulata in alcuni casi e ad alcune condizioni specifiche. L'incremento, lungi pertanto dall'essere illimitato, è condizionato dalla necessità di reperire i mezzi di trasporto idonei allo scopo e compatibili con le caratteristiche della viabilità cittadina. L'offerta di trasporto pubblico su ferro, tram, metropolitane e treni regionali è normalmente la parte di origine del trasporto pubblico, essendo legata al numero di mezzi e sistemi di segnalamento che determinano le frequenze massime, che peraltro sono anche condizioni di sicurezza trasportistica. Per quanto riguarda le linee di grandi centri urbani gestite con autobus, esiste la possibilità invece di rimodulazioni del servizio, mentre per le linee suburbane ed extraurbane c'è la possibilità di potenziamenti inserendo localmente autobus anche non adibiti normalmente al trasporto pubblico. L'individuazione dei servizi aggiuntivi del TPL non può prescindere dal coinvolgimento degli enti agenzie regolatori del TPL, nonché da una costante interlocuzione con le aziende di trasporto che ben conoscono ogni singola linea, e quindi di individuare immediatamente le linee nel periodo ante-Covid venivano potenziate a sostegno del trasporto scolastico e che pertanto anche nell'attuale fase di emergenza richiedono per forza una riorganizzazione o un potenziamento con mezzi della stessa azienda oppure mezzi aggiuntivi. In questo modo possono essere rapidamente individuate le linee soggette a maggiore criticità con la ripresa delle attività scolastiche per osservare il riempimento con un coefficiente massimo del 50%. L'erogazione dei servizi aggiuntivi può avvenire anche mediante la rimodulazione dei servizi da linee a domanda debole, utile anche a ridurre i costi di produzione in assenza di utenti che utilizzino i servizi. Siamo sotto al 50% del dato storico mediamente in tutta Italia, tranne che sulle linee metropolitane principali. Oppure potrà avvenire mediante l'impiego di mezzi già a disposizione dell'azienda di TPL,
oppure attraverso l'utilizzo di mezzi NCC aggiuntivi in subaffidamento. Tipicamente sono mezzi da 50 a 54 posti, conseguentemente non tutti i mezzi che serviranno al potenziamento saranno mezzi esclusivamente aggiuntivi. L'unico elemento esterno ai trasporti ai sistemi di trasporto in grado di condizionare la capacità di soddisfare la domanda dell'utenza è l'organizzazione degli orari di attività commerciali, di uffici e di scuole e di università. Per la parte relativa alle attività commerciali e uffici, ovviamente alcuni sindaci, soprattutto nelle grandi città, hanno già provveduto ad emettere ordinanze o a dare nuove indicazioni di linee guida sugli orari. In vista della riapertura delle scuole, nei tavoli prefettizi è stata effettuata un'analisi dell'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte degli studenti che dovranno essere forniti dai singoli istituti e dalla direzione scolastica regionale. Abbiamo cioè fornito un modello tipo che potesse consentire di fare un'indagine specifica in ogni singolo istituto per avere la rappresentazione numerica precisa di chi si muove con cosa e quando. Nell'evidenziare che pertanto non è possibile utilizzare un approccio unico, valido per l'intero territorio nazionale, ma occorre differenziare le soluzioni a seconda del tipo di territorio nel quale si opera, del sistema di trasporto che lo caratterizza, occorre considerare con riguardo alle città, alle aree metropolitane, il tema dello spostamento degli studenti. Si combina, come già ripetuto anche in passato, con quello ancor più intenso dei pendolari che effettuano spostamenti casa-lavoro. È necessario quindi non solo considerare gli elementi conoscitivi che sono stati messi a disposizione dal mondo della scuola, dal mondo dei trasporti e dall'INAIL e che sono stati utilizzati come elementi valutativi che abbiamo sopra richiamato, ma anche partire dall'esame della frequentazione della rete di trasporto nei precedenti periodi, in particolar modo da maggio in poi, dopo il primo lockdown, per evidenziare dove, come e quando si sono verificate le criticità, anche a terra e non solo a bordo, stazioni, fermate e fasce orarie. L'offerta, come detto, è rigida, sia per quanto riguarda le linee ferrotranviarie, sia per quelle automobilistiche. Per queste ultime, in particolare su quelle di forza, non c'è la possibilità di utilizzo di autobus da turismo a causa delle diverse dotazioni tecnologiche del loro layout interno, che determina tempi di carrozzamento non compatibili con le frequenze del trasporto urbano. L'unica possibilità di potenziamento, la cui entità sarà è in fase di definizione in questi giorni, delle linee di forza automobilistico urbane legate allo spostamento di mezzi da linee periferiche a domanda debole che è possibile eventualmente servire, queste sì, con bus da turismo. Per quanto riguarda il sistema metropolitano e ferroviario, anche dove fosse possibile organizzare dei servizi di potenziamento su gomma in superficie, i tempi di percorrenza saranno comunque più lenti da rendere comunque difficilmente praticabile la scelta da parte degli utenti. Detta soluzione comunque risulta praticabile in presenza di una programmazione degli spostamenti differenziati in base all'utenza e dunque all'esito di un'attività che richiede una partecipazione attiva degli enti locali e degli istituti in modo da realizzare attraverso lo spostamento degli orari di ingresso e di uscita un vero e proprio servizio dedicato. In sintesi, le azioni che si sono rilevate maggiormente efficaci per regolare nell'area urbana la domanda nell'ora di punta sono la differenziazione degli orari delle scuole in entrata e in uscita, di norma, salvo particolari situazioni, detta differenziazione sta avvenendo distribuita su fasce orarie di entrata e di uscita pari a circa 120 minuti. 8:30, 10:30, 14:30, 16:30. La differenziazione degli orari delle lezioni universitarie, con inizio distanziato almeno di un'ora nella fascia oraria mattutina, un ampio ricorso allo smart working, sia pubblico che privato, lo spostamento dell'orario di avvio di attività commerciali o produttive a partire dalle 10, con il coinvolgimento dei sindaci ai quali è attribuita la competenza a disciplinare gli orari delle città. Per quanto riguarda le aree suburbane ed extraurbane, le linee di trasporto essenzialmente su gomma hanno già attualmente percorsi e programmi di esercizi definiti in buona parte a servizio dello spostamento degli studenti.
Risulta più semplice, partendo dall'individuazione di tutti i principali istituti scolastici sul territorio, effettuare un esame delle criticità riscontrate nel precedente periodo di apertura delle scuole, in particolar modo la prima settimana di ottobre 2020, quando la capienza era l'80%. E da lì abbiamo fatto le simulazioni per le ulteriori criticità che si potrebbero determinare con la capacità al 50%. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto a predisporre, sulla base delle esperienze precedenti, condivise sul tavolo regionale della fase preparatoria alla ripartenza dell'attività scolastica a settembre 2020, una scheda di rilevazione di tutti i dati con le modalità che ho appena illustrato. Al contempo, sulla base del lavoro svolto parallelamente sui tavoli prespettizi, e a seguito di numerose riunioni tenute dal Ministro delle Infrastrutture con le regioni, i rappresentanti dell'ANCI, delle province italiane, le associazioni del TPR, nonché delle interlocuzioni avvenute con la Protezione Civile Nazionale per l'utilizzazione dei volontari per garantire supporto agli enti nella fase di avvio delle attività scolastiche, si è giunti il 23 dicembre scorso in conferenza unificata ad un accordo all'unanimità sulle linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-21. Dette linee guida, per quanto concerne il trasporto pubblico locale, prevedono che la programmazione alle risultanze dei tavoli prefettizi sulla base delle necessarie e indispensabili differenziazioni in entrata e in uscita dell'orario delle attività scolastiche delle scuole secondarie, così come definite nei documenti prefettizi dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, il conseguente fabbisogno di servizi aggiuntivi da attivare per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico. Nel caso in cui i servizi aggiuntivi vengano dedicati esclusivamente al trasporto scolastico, per l'utilizzo si applicano le linee guida di cui all'allegato 16 del DPCM del 3 dicembre. Il coordinamento nell'ambito della riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con le misure di intervento aggiuntive eventualmente adottate dagli enti locali, la possibilità per il governo, le regioni e gli enti locali di incentivare anche sulla base delle indicazioni contenute in prefettizi, smart working per il settore pubblico e privato, flessibilità degli orari commerciali. Infine, a dimostrazione della centralità del trasporto pubblico locale, del trasporto scolastico dedicato, nell'azione del governo, ricordo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel periodo dell'emergenza Covid, dal 23 febbraio 2020, oltre ad attuare le varie misure, anche di natura economica, previste per contenere la diffusione del virus e mitigare gli effetti, ha continuato senza alcun rallentamento, ma con un'ulteriore accelerazione in questa fase, in questa seconda fase, l'attività istruttoria per l'assegnazione delle risorse aggiuntive destinate agli investimenti per il potenziamento del trasporto pubblico locale e ovviamente anche alle compensazioni. In particolare, sono già stati ripartiti alle regioni e alle province autonome, con conseguente ripartizione a favore degli enti locali, complessivamente 1 miliardo e 80 milioni di euro, di cui 937 milioni a titolo di anticipazione per la compensazione di minori ricavi da traffico registrati nell'esercizio 2020, 62 milioni di euro quale saldo per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale programmati entro il 31 dicembre 2020, 300 milioni sono stati messi a disposizione dal governo nel periodo settembre-dicembre 2020, ma ne sono stati utilizzati dalle regioni 62 milioni e 800 mila. 80 milioni di euro, quali anticipazioni per i servizi aggiuntivi del TPL necessari per l'esercizio 2021, a cui si aggiungono 20 milioni a titolo di saldo, che verranno erogati una volta definiti da parte dei tavoli prefettizi tutti i documenti di programmazione. A tali risorse già assegnate si aggiungono 90 milioni di euro per i servizi aggiuntivi di TPL necessari all'esercizio del 2021, che sono stati stanziati con la legge di conversione del decreto legge Ristori bis, altri 200 milioni per i servizi aggiuntivi del TPL necessari per il 2021, stanziati con la legge di bilancio per il 2021.
Per il 2021, quindi, il totale delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi, ovvero a tutti i chilometri aggiuntivi da percorrere, siano essi percorsi con mezzi noleggiati da privati o con mezzi di proprietà delle aziende di TPL, ammontano a 390 milioni, di cui 80 milioni già assegnati dal Ministero con l'approvazione della conferenza unificata. Oltre all'attività di ripartizione delle risorse destinate a far fronte alle criticità conseguenti all'epidemia Covid, si è provveduto, secondo una procedura semplificata, alla ripartizione e all'erogazione del saldo 2020 pari a circa 974 milioni sul Fondo nazionale per la contribuzione dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni a statuto ordinario per i trasporti di servizio pubblico. La stessa procedura è stata estesa con una specifica disposizione inserita nel decreto legge proroga termini approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre. Nel periodo del 2020 l'assegnazione delle risorse ordinarie e straordinarie alle regioni aveva seguito una procedura semplificata e accelerata. Abbiamo deciso di fare la stessa cosa anche per il 2021. Con il medesimo decreto legge è stato altresì previsto, in coerenza con le limitazioni e le restrizioni derivanti dal protrarsi dello stato d'emergenza, il prolungamento del periodo temporale da prendere in considerazione per il divieto di applicazione dei committenti del servizio di trasporto pubblico locale e regionale nei confronti dei gestori di decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle minore corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate fino alla cessazione dello stato d'emergenza e comunque non oltre il 30 di aprile. Infatti, a legislazione vigente nel 2020 erano previste decurtazioni per coloro che non avessero effettuato almeno l'80% delle corse previste dall'accordo. Noi abbiamo detto che, visto e considerata la riduzione della domanda e conseguentemente dell'offerta, soprattutto nei periodi o di lockdown o di zona rossa, tale prescrizione e previsione non valga fino al 30 di aprile del 2021. Durante il periodo dell'emergenza Covid sono stati inoltre ripartiti ed assegnati tra le regioni e gli enti locali 6 miliardi 144 milioni di euro, di cui 4 miliardi e 160 milioni per il rinnovo del parco autobus destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per cui alcuni enti locali hanno già avviato la fase di gara per la sostituzione di mezzi vetusti. 1 miliardo e 519 milioni di euro per i sistemi di trasporto rapido di massa, 465 milioni per il potenziamento delle linee ferroviarie non interconnesse alla rete nazionale. Con specifico riguardo invece al trasporto scolastico dedicato, evidenzio che l'articolo 5 del decreto legislativo 53 del 2017 prevede al comma 2 che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurino il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio scolastico è assicurato, il servizio di trasporto è assicurato su istanza di parte o dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta senza nuovi maggiori oneri per gli enti locali interessati. In base agli ultimi dati disponibili, la spesa totale per il servizio risulta pari a 440 milioni di euro, a fronte di un numero di comuni pari a 5.932 e risultano immatricolati 13.500 veicoli impiegati per tale servizio, di cui 121 immatricolati nel periodo del 1 giugno 2020 al 18 ottobre 2020. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'effettività del diritto allo studio, il Governo, in attuazione all'accordo raggiunto il 31 agosto, ha autorizzato gli enti locali l'impiego di 150 milioni di euro per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico dedicato aggiuntivi senza oneri a carico delle famiglie. A detto stanziamento si aggiungono 150 milioni che sono stati previsti nella legge di bilancio per l'anno 2021. Al contempo, al fine di rendere ancora più rapido l'affidamento di servizi di trasporto scolastico dedicato, è stato previsto
che per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi per oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto 50, del decreto legislativo 50 del 2016. E per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere al subaffidamento, all'appaltatore o al concessionario, provveda a comunicare all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato ad individuare il, ad inviare il contratto di subappalto o subconcessione. E le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000 attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza di motivi di esclusione, ovvero sono state autorizzate tutte le aziende o le regioni, dipende come le regioni si sono organizzate per fare le gare dei servizi aggiuntivi, per il noleggio dei servizi aggiuntivi, sono state autorizzate tutte le misure di maggiore semplificazione di espletamento delle gare esistenti a legislazione vigente. In tali casi l'amministrazione è ovviamente tenuta ad autorizzare il subaffidamento e dunque l'immediata erogazione del servizio. In questi casi tali affidamenti possono avvenire nell'arco di 48 ore. In molti casi è stato utilizzato anche l'articolo 1 del decreto semplificazione, quello ovvero che prevede la procedura negoziata per le gare sotto soglia, quindi tutto l'armamentario, diciamo così, tutti gli strumenti giuridici di semplificazione sono stati utilizzati. A conclusione di questa mia relazione, vi rappresento che ogni 48 ore il Ministro ha convocato il tavolo di monitoraggio con il coordinamento degli assessori regionali e con la rappresentanza di tutte le associazioni che raccolgono le aziende del TPL e una volta ogni 3 giorni il Ministero degli Interni ha riunito i prefetti delle città capoluogo di regione per avere l'aggiornamento sull'andamento dei tavoli. Pertanto, di fronte a questa commissione, posso confermare che in quasi tutte le province italiane i prefetti hanno già provveduto a scrivere i verbali. In alcuni casi i verbali di riorganizzazione dell'apertura delle scuole sono già pubblicati sul sito. Il ministro, cioè io nel senso, all'ultima riunione anche della conferenza Stato-Regioni, ho chiesto espressamente che i modelli organizzativi di tali verbali venissero previsti per la riapertura delle scuole al 75% in presenza, a prescindere dal fatto che per motivi sanitari si renda necessario, come poi previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute, una riapertura più graduale al 50, ma il 7 di gennaio il sistema dello scaglionamento degli orari, dell'integrazione dell'offerta di trasporti deve essere pronto per la riapertura al 75%, quando poi avverrà il meccanismo. Si completerà. Inoltre, ho rappresentato ai presidenti delle regioni la volontà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di provvedere alla ripartizione del saldo delle risorse per i del saldo delle risorse per i servizi aggiuntivi sulla base dei verbali dei prefetti che costituiranno per il Ministero la certificazione di spesa per rimborsare le regioni con i 390 milioni attualmente previsti dalla legislazione per i servizi aggiuntivi. Inoltre ringrazio la Commissione Bilancio, la Camera, tutti i colleghi deputati che ci hanno consentito di approvare una norma in legge di bilancio che, per quel che riguarda i controlli alle stazioni e sulle banchine, prevede non solo l'utilizzo del personale delle aziende, ma prevede anche l'implementazione di questo personale allargando, diciamo così, questa facoltà agli ausiliari per il traffico, soprattutto nelle prime ore della mattina,
diciamo, ci sarà la maggiore concentrazione, e ringrazio davanti a voi la Protezione Civile che non solo ha supportato il sistema di riorganizzazione dei trasporti alla riapertura dopo il primo lockdown, quindi il 18 di maggio, con oltre 2.000 persone che si sono messe a disposizione, ma che farà altrettanto anche il 7 di gennaio, sia a supporto dell'organizzazione dei trasporti che a supporto dell'organizzazione dell'accesso alle scuole secondarie e superiori che riapriranno come da ordinanza del Ministro della Salute 50% il giorno 7 di gennaio. Grazie. Grazie Ministro. Innanzitutto le chiederei se ci fa avere la dettagliata relazione che ha letto, perché può essere molto utile avere gli elementi anche numerici che lei ha citato, quindi le chiederei, diciamo, se riesce a farcela avere in modo tale da poterla distribuire poi ai deputati. Passiamo ora agli interventi. Io ho già la richiesta di intervento da parte dell'onorevole Mulè che ha collegato. Prego alla parola. Grazie Presidente, buongiorno Ministro. Sì, intanto in premessa, visto che è stata una relazione lunga e dettagliata, al di là del periodo di tempo dei 40 minuti che ci ha donato, è effettivamente, come dire, arduo riuscire a seguire perché a questo punto io ho preso molti appunti, ma capirà Ministro che ovviamente quello che ho da dire in realtà sarà limitato, quindi occorre assolutamente approfondire quello che le ha invitato perché mi sono perso nei numeri, perché è facile dare i numeri, poi bisogna vedere i numeri che aderenza hanno alla realtà, perché laddove dice che ad esempio dei 300 milioni messi a disposizione ne sono stati spesi 62 milioni e 8, poi aggiunge quasi alla fine che ha dato disposizioni affinché le procedure vengano semplificate a legislazione vigente, la domanda, come direbbe qualcuno, sorge spontanea. Visto che non siamo in un periodo di normalità e quindi a emergenza dovrebbe corrispondere emergenza, le chiedo, avete introdotto delle misure diverse rispetto a quelle vigenti per fare in modo che le procedure siano più snelle? Perché se andiamo a legislazione vigente è dimostrato che non ce la si fa. Perché evidentemente se ne abbiamo spesi soltanto il 20% rispetto a quello che poteva essere speso, c'è un problema legato alla legislazione. Prima domanda. Seconda domanda, proprio alla fine, lei citava l'emendamento Paita in legge di bilancio, l'articolo 44, che riprende il DL 104 del 2020, facendo riferimento agli ausiliari. In questo emendamento, che devo dire stranamente è legge di bilancio, ma va bene che sia così, si dice che il controllo e l'accertamento con riguardo al rispetto del sistema TPL per le disposizioni imposte ai fini del contenimento sia appunto possano, si dice, essere coinvolti gli ausiliari. La domanda è questa, cioè che tipo di poteri avranno gli ausiliari? Cioè se il mezzo pubblico supera il 50%, 70% di quante persone potrebbero stare? Fermano il convoglio, obbligano la gente a non salire, cioè che tipo di potere avranno gli ausiliari della sosta, peraltro, in questo tipo di modello? Poi, questo è come dire, dal punto di vista poi dell'organizzazione, avete sostanzialmente creato il kit del prefetto. Sto povero prefetto non si sa cosa deve fare prima, perché dai ricorsi a chi fa le multe, poche per la verità, contro il Covid, a tutto l'enorme carico di lavoro, si deve anche occupare di una cosa fondamentale che è quella di coordinare i tavoli. Nel kit che gli avete dato alcuni dati, coefficiente, i calcoli, eccetera, eccetera. Ma a questo punto pensate in una fase successiva di rivedere questa vostra organizzazione? Perché ad esempio la domanda che le faccio è: una mamma che ha un figlio minorenne, un figlio di 10 anni, che va a lavorare, deve essere al lavoro alle 8:30 in un'azienda privata, e voi scaglionate invece l'ingresso prevedendo che il figlio vada a scuola, per esempio, alle 9:30, alle 10, cosa fa? Prevedete, avete previsto in capo al povero prefetto di avere una flessibilità anche per le mamme e per i padri che non possono lasciare i figli a casa da soli? O questa cosa la dobbiamo scoprire dopo? Dopodiché, Ministro, la domanda è banale.
Siete sicuri che al 7 gennaio, che è molto semplice, l'organizzazione così mastodontica che avete messo in piedi consentirà davvero la sicurezza sia per i mezzi sia per la capacità di far arrivare i ragazzi a scuola dal momento che, ad esempio, una cosa fondamentale legata al traffico, cioè il tracciamento, non è ancora, come dire, innestato? I termoscanner a scuola ci sono? No, ce ne sono soltanto in alcune regioni. Visto che il discorso sarebbe generale e non soltanto dal suo ministero, da quello del ministro dell'istruzione, è tutto stato messo in fila in modo che lei oggi ha 10 giorni, perché mancano 10 giorni al 7 gennaio, può garantire agli italiani che è stato tutto predisposto perché vada tutto in buca senza nessun problema, o è il caso di alzare la mano e chiedere aiuto ad esempio al Parlamento o a chi ritiene per colmare qualche falla? Intanto grazie. Grazie onorevole Mulè. Onorevole Baldelli. Grazie, io mi scuso se la cosa è stata, se il tema è stato toccato all'inizio dell'intervento e se così mi taccio, ma non ho ascoltato, perlomeno per la parte in cui ero presente, nessun meccanismo di sostegno al trasporto privato, nel senso che per decongestionare il trasporto pubblico forse il liberare il trasporto privato da tutta una quantità di vincoli, impedimenti, gabelle eccetera può essere una strada che peraltro in alcune realtà locali è stata percorsa, la sospensione delle ZTL, la sospensione dei parcheggi a pagamento, la sospensione delle corsie preferenziali. Allora, parallelamente a tutto quello che si può mettere in campo nel rafforzamento del trasporto pubblico locale, probabilmente bisognerebbe anche lasciare un po' più di mano libera, cioè togliendo tutti quegli orpelli, quelle limitazioni che in tempo di pace purtroppo per ragioni a me ignote molti cittadini subiscono in maniera passiva, ma comunque sono diventate la norma. Adesso in questo momento forse, vista la situazione e vista l'esigenza di decongestionare il trasporto pubblico, probabilmente potrebbero essere eliminati, almeno temporaneamente. Per cui se uno ha la possibilità di portare i figli a scuola con la macchina o magari di andare al lavoro con la macchina, oggi forse sarebbe il caso che gli venisse concesso, anziché rimanere con lo stesso regime di parcheggi a pagamento, di ZTL, di blocchi del traffico, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie onorevole Baldelli. Onorevole Rizzi. Grazie Presidente. Ma allora intanto anch'io chiedo al Ministro cortesemente se ci può far avere la relazione, anche perché è difficile riuscire a seguire i numeri in una relazione così lunga e devo dire accurata. Però mi sembra che questa relazione manchi di tutta una serie di aspetti che purtroppo nelle aperture di gennaio saranno fondamentali. Alcuni li ha toccati l'onorevole Mulè, ossia la dotazione dei termoscanner, la dotazione degli istituti scolastici, ma devo anche dire che ancora una volta si perde l'occasione per poter non solo andare a agire sull'offerta di mobilità, ma anche sulla domanda, e quindi fare quella sorta di patto anche col Ministero dell'Istruzione al fine di gestire i picchi di traffico e di entrata negli istituti scolastici, per evitare ad esempio gli assembramenti fuori dalle scuole, ma anche gli intasamenti sui mezzi. L'altro elemento che mi sembra che non sia stato inserito all'interno della relazione, ma magari mi sbaglio, è che non stiamo aprendo le scuole a settembre. Ci sono delle caratteristiche sulle aperture delle scuole a gennaio. Ad esempio, in questi giorni sono previste forti precipitazioni nevose sul nord Italia. È evidente che questo influisce ulteriormente sulla gestione di tutto quello che è la mobilità, sia pubblica che privata, nelle grandi città, ma soprattutto sui territori montani e sui territori collinari. Ora, io vorrei capire se si è provveduto quest'anno a dare i soldi alle province
per ad esempio il disgaggio e il sale per la neve e il ghiaccio. Non mi risulta in molte province del Nord Italia che siano stati dati i soldi e siano arrivati. Risulta altresì deficitario tutto quello che è l'aspetto sulla manutenzione e il coordinamento dei lavori su ANAS nelle viabilità secondarie. Questo comprometterà ulteriormente un problema di gestione del traffico e della modalità di intervento, ad esempio per quanto riguarda gli studenti che si trovano negli entroterre nelle zone appenniniche. Ecco, su questo mi piacerebbe che quando si parla di apertura delle scuole, di trasporto scolastico, ci si ricordasse che le scuole sono ubicate in determinati territori e gli studenti arrivano anche da altri determinati territori e quindi ci sia una gestione integrata di quella che è la mobilità, visto che il Ministero si occupa di infrastrutture e di trasporti. Quindi parlare solo di trasporti senza tener conto dello stato delle infrastrutture mi risulta quanto mai incompleto. E quindi, ripeto, su questo mi sembra che da questo punto di vista non si vadano a risolvere i problemi. Il rischio è che i disagi che ci saranno nel mese di gennaio saranno sicuramente superiori rispetto a quelli che abbiamo già avuto nel mese di settembre. Ripeto, non è secondaria, visto che questo è uno dei problemi che ogni anno, al di là della pandemia, ci si trova sulle aperture nel periodo invernale. Poi per il resto vorrei capire come si è deciso di gestire anche il trasporto pubblico non in linea, se è stato pensato l'utilizzo di taxi NCC anche per andare a gestire ad esempio il trasporto degli studenti dalle località più isolate fino ai centri urbani dove sono presenti le scuole, e si è finalmente provveduto sulle convenzioni dei bus turistici. Questi sono argomenti che mi piacerebbe capire, così come se saranno presenti o meno controlli su il trasporto pubblico locale per quanto riguarda invece i riempimenti dei mezzi, perché un altro dei temi che si è verificato è stato il fatto che di fatto sì che la media era sull'80%, ma non c'era sostanzialmente sul singolo mezzo nessun modo per capire se effettivamente si era stati in una situazione di sovraccarico o comunque sovraffollamento del mezzo pubblico rispetto a dei controlli che sostanzialmente nei mesi di settembre-ottobre non ci siano mai stati. Quindi su questo volevo capire se sulla parte dei controlli si era intervenuto, in che modalità e se si era pensato, ad esempio, vorrei ricordare che una volta sul trasporto pubblico locale c'era ad esempio il bigliettaio dell'autista. Ora non è che fosse in alcuni paesi c'è ancora, in altri no, è chiaro un problema di costi di gestione, ma siamo anche in una situazione particolare dove noi abbiamo utilizzato un sistema di controlli particolarmente rigoroso sugli aeroporti e su alcune stazioni ferroviarie, devo dire, non tutte. Vorrei capire se sul trasporto pubblico, sugli studenti, questi sistemi sono anche questi sono stati pensati, oppure se si va di nuovo su un discorso generalista e quindi su una media ad esempio di quella che è la capacità di trasporto del singolo mezzo, che poi come tutte le medie prevede che ci siano delle situazioni in cui il mezzo è strapieno e delle situazioni in cui il mezzo è vuoto. Ecco, queste cose vorrei un attimo capire se sono state analizzate, se come mai ci si riferisce ancora a una relazione che è vecchia di un po' di mesi fa, nel senso che si è rifatto riferimento a determinate analisi fatte alla fine di agosto, e se si è tenuto conto, ripeto, che si tratta di una stagione invernale con tutti i problemi che si hanno nelle aperture scolastiche durante l'inverno. Grazie. Grazie onorevole Rizzi. Onorevole Nobili. Sì, Ministro, grazie Presidente e grazie Ministro per la relazione molto dettagliata che sarà ovviamente utile per noi se possibile avere, e anche per tutta perecontezza di tutte le cose che ci ha raccontato e che sono state previste. Innanzitutto devo dirle, Ministro, e spero che lei condivida questa mia valutazione, che da esponente
della maggioranza di governo, io considero la riapertura delle scuole nella fascia degli ultimi anni con la didattica a distanza al 50% e non con la presenza al 75% in aula, come avevamo stabilito, un elemento di sconfitta, una grande sconfitta, perché il fatto che noi si riparta, ovviamente questo non dipende dalle competenze del MIT, è più in generale una valutazione sul nostro operato, mi ci metto in mezzo come esponente di una forte maggioranza, il fatto che noi al 7 gennaio siamo in grado di riportare in classe soltanto la metà dei ragazzi che ad oggi hanno perso 8 mesi di scuola rispetto ai loro competitor futuri francesi o tedeschi è una grande sconfitta per il paese, è una grande sconfitta per noi che lo governiamo, punto uno. Punto due, dobbiamo capire, ovviamente di concerto con le altre responsabilità di governo e con le regioni, perché poi ci sono scelte anche molto discutibili fatte da presidenti di regione che hanno chiuso scuole di ogni ordine e grado, anche questo ovviamente è un tema che attende alle responsabilità dei vari livelli istituzionali, ma noi dobbiamo capire quando saremo in grado di rispettare l'obiettivo del 75% in presenza che ci eravamo dati, il 15 gennaio, domando, non lo so, e quando saremo in grado di riportare tutti i ragazzi a scuola. Peraltro la riorganizzazione che la parte scuola sta prevedendo e che stiamo prevedendo sulla parte scuola è una riorganizzazione che crea numerosissimi problemi, li crea agli studenti, li crea alle famiglie con gli scaglionamenti di ingresso, li crea persino ai presidi, a tutti coloro che prevedono l'organizzazione scolastica, perché più volte ci sono stati grida d'allarme in queste settimane, in questi giorni, perché la riorganizzazione degli orari comporta molte problematiche nell'organizzazione delle attività didattiche, e questo è un altro tema che abbiamo. E anche perché ci siamo ripetuti, il governo ci ha ripetuto molte volte in questi mesi che tutte le attività che noi andavamo a chiudere, la scuola, che per noi è la ferita principale, ma penso a tutte le attività culturali, i musei, i teatri, i cinema, penso anche alle attività di ristorazione, tutte queste attività vengono chiuse, soprattutto perché il problema non è il contagio che si diffonde dentro queste realtà, ma tutto quello che la mobilitazione e lo spostamento di milioni di persone comporta. Quindi il ruolo del trasporto pubblico locale è strategico per tornare a una nuova normalità. Non sarà quella che avevamo, ma sarà una nuova normalità. E allora, le domande che le voglio rivolgere sono, innanzitutto, questi tavoli di coordinamento locale guidati dai prefetti hanno ricevuto delle linee guida sul come comportarsi che non siano quelle del DPCM o hanno ricevuto nella loro costituzione delle indicazioni di massima? Le faccio questa domanda perché da quello che ho potuto vedere, laddove i prefetti hanno già, penso alla mia città, a Roma, ringrazio il prefetto Piantedosi che ha messo già online il piano di lavoro della prefettura di Roma, ma dove le prefetture hanno già presentato i loro piani, ci sono situazioni totalmente disomogenee a livello nazionale, cioè ogni tavolo ha scelto delle strategie operative. Ad esempio, per quello che riguarda Roma, saranno in campo 123 verificatori dell'azienda di trasporto regionale, che sono, secondo me, innanzitutto assolutamente insufficienti. E poi vedremo come potranno far fronte, come sono probabilmente insufficienti i 200 pullman supplementari messi in campo. Però, per esempio, nel piano fatto a Roma sono previste che i mezzi è previsto che i mezzi aggiuntivi che saranno messi a disposizione di trasporto su gomma sostanzialmente percorreranno delle linee circolari periferia centro. Domanda, è una linea guida? E cioè noi non potenziamo le linee attualmente esistenti e conosciute da famiglie, ragazzi, passeggeri, ma introduciamo delle nuove linee che avranno la necessità di essere conosciute, per cui le persone dovranno essere informate con percorsi stabiliti come, in che modo e da chi, per coprire quali plessi scolastici, con quale logica che li muove. Secondo, lei stessa ha detto che la situazione è un po' disomogenea anche nell'organizzazione, cioè ci sono tavoli di coordinamento e prefetti che hanno sostanzialmente già consegnato un lavoro e in realtà dove ci sono ancora criticità. La domanda è: il MIT sta facendo questo monitoraggio, cioè è in grado di dire
a 10 giorni dalla riapertura, qui siamo ok, qui possiamo garantire una ripartenza in sicurezza, qui dobbiamo intervenire, e se dobbiamo intervenire il governo che cosa è in grado di mettere a disposizione o come è in grado di incidere per risolvere le criticità residue, oppure siamo affidati semplicemente al coordinamento fra regione, comune e prefetto? E anche qui mi associo un po' alla domanda che faceva Mulema, che è la domanda che si fa ogni cittadino, ogni genitore, cioè il 7 gennaio sostanzialmente dalla sua valutazione, per quanto le compete e per quanto è più un ruolo di monitoraggio rispetto all'attività di questi tavoli, ci siamo o non ci siamo? Altre due piccole rapide questioni. Perché i bus turistici sono utilizzati come extrema ratio, e cioè sono presi in considerazione come estrema possibilità di fronte a criticità che dovessero emergere, come ci ha detto nel corso dello svolgimento delle attività dal 7 gennaio in poi, e non si sono fatti invece degli accordi più stringenti con loro? La possibilità di utilizzare in realtà specifiche, penso a situazioni anche periferiche, ultraperiferiche nei nostri centri urbani, l'utilizzo della flessibilità che taxi e NCC possono garantire? E un'ultima domanda, che però invece è molto importante, ed è questa: tutto quello che ci siamo detti fino adesso riguarda il trasporto su gomma, ma le più evidenti criticità di queste settimane e delle settimane scorse, con la riapertura delle scuole e delle attività lavorative, le abbiamo incontrate sui treni regionali dei pendolari, e le abbiamo riscontrate sulle linee di metropolitana. Ecco, da questo punto di vista, sulle linee di metropolitana e sui treni dei pendolari, che tipo di interventi si sta facendo, oltre al ricorso allo smart working, che sicuramente diminuirà la presenza? Ci limitiamo a dire ci sono un po' più di corse su gomma, quindi questo speriamo che di per sé disincentivi l'uso della metropolitana o del trasporto ferroviario regionale, oppure prevediamo degli interventi anche da quel punto di vista? Perché, per capirci e concludo, noi nei mesi scorsi, da novembre in poi, abbiamo stabilito un perentorio 50% di utilizzo dei mezzi, che però è rimasto solo su carta, cioè è stato un principio giusto enunciato ma non verificato. Da adesso entrano in campo un po' di verificatori dove i prefetti li hanno messi in campo, entrano in campo un po' di bus sostitutivi laddove i tavoli di coordinamento li hanno messi in campo, le risorse, ci ha detto, sono a disposizione. E allora però come facciamo a garantire fino in fondo il non ripetersi di scene che minano la sicurezza dei cittadini, e allo stesso tempo per fare in modo che le cose funzionino e che i nostri ragazzi possano andare in sicurezza a scuola? Grazie mille, Ministro. Grazie, onorevole Nobile. Onorevole Gariglio. Grazie, Presidente. Mi sentite? Chiedo scusa, mi sentite? Non benissimo. Mi chiedo scusa, ma allora guardate, faccio una cosa. Cerco di parlare. Pronto, mi sentite meglio così? Sì, meglio. Pronto? Meglio, meglio. Mi sentite meglio? Sì. Perfetto, grazie Presidente. Interrompo il video solo perché così ho il segnale migliore, sono in treno in un ritardo infinito. Io vorrei innanzitutto ringraziare il Ministro De Micheli per il lavoro che sta facendo, che è tutt'altro che facile in questo momento. La ringrazio per i dati che ci ha fornito e mi associo alla richiesta già fatta dalla Presidente della Commissione di avere la relazione, perché è ricca di dati, che ho cercato di appuntarmi ma la linea ogni tanto saltava. E concordo sull'obiettivo che si è dato il governo di riaprire la didattica in presenza al 75%, ma dico a tutti i colleghi che non si deve interpretare come una sconfitta il fatto che si possa partire dal 50 e arrivare al 75. Molti prefetti della mia regione si stanno orientando in questo senso, perché quando si cala nella realtà si vede che è molto difficile scaglionare gli orari, cioè non c'è stata, perlomeno nella realtà che conosco io, una disponibilità
e i dirigenti scolastici a farlo, comunque ci sono delle difficoltà che l'hanno reso difficilmente realizzabile. Lo scaglionamento, come ha detto il ministro, degli orari porrebbe la differenziazione di almeno 2 ore delle date, cioè mettere un ingresso alle 8 e uno alle 10 per consentire il riposizionamento in linea dello stesso autobus. E questa cosa è osteggiata molto dalle scuole. L'uso dei mezzi di trasporto turistici ad integrazione del TPL è considerato cioè molto difficile da realizzare. Il collega Nobili chiedeva il perché, non sta a me rispondergli perché c'è il ministro, ma mi permetto di dire, proveniendo da quell'esperienza, che probabilmente è un po' per il fatto che le aziende del TPL tendono a voler gestire il servizio totalmente in proprio. Ora, su questo mi permetto un'osservazione, poiché noi abbiamo tutti quanti con molta unitarietà di intenti, abbiamo stabilito col decreto 18, se non erro, del 2020, che le imprese andasse corrisposto l'intero importo del contratto di servizio, anche laddove non venissero svolti tutti i servizi previsti dal programma esecutivo operativo. Io credo che proprio per questo si debba dire alle imprese di trasporto: noi vi paghiamo il 100% di quanto previsto dal contratto collettivo, ma poiché abbiamo stanziato soldi per servizi aggiuntivi, questi soldi usateli per comprare servizi di trasporto turistico ad integrazione, perché solo così possiamo aumentare la flotta di autobus che nello stesso momento parte da un punto e arriva in un altro punto. In altre parole, aumentando, cioè acquistando servizi nuovi sul mercato, autobus turistici o taxi NCC per i territori a domanda debole, possiamo aumentare il numero di autobus messi in linea, cosa che usando solo le aziende del TPL non potremmo fare. E quindi io chiederei, mi piacerebbe che comunque anche i soldi per i servizi aggiuntivi fossero corrisposti solo dopo verifica che questo incremento di autobus in linea sia davvero realizzato. Proporrei che i servizi aggiuntivi rimanessero servizi aggiuntivi per il trasporto scolastico. Ogni regione ha una peculiarità. Apprendo quello che ha detto Nobili sulla cittadinanza, ma se vogliamo far viaggiare i nostri ragazzi sicuri in una bolla, dobbiamo cercare di creare il concetto di bolle, quindi farli viaggiare insieme dentro autobus dedicati a loro con un trasporto solo per loro. È stato detto da qualcuno, non esistono strumenti per controllare quanti siano i ragazzi sull'autobus. Di sicuro non possiamo affidare questo compito al conducente, ne può farlo il verificatore. In certi momenti e anche in certi contesti è anche difficile e pericoloso per lo stesso verificatore farlo. Io credo che però su questo ci possa sovvenire la tecnologia. In molte parti delle regioni che conosco è installato un sistema di bigliettazione digitale integrata, contactless o sfioramento, che consente esattamente di sapere chi è salito su un autobus, quanti sono in un certo momento su un autobus, anche perché i sistemi prevedono la bigliettazione sia in ingresso che in discesa. Ecco, credo che questo ci debba portare a dire che il sistema di bigliettazione tariffaria digitale debba essere una delle priorità che ci diamo per il futuro. E nel PNRR, oltre all'acquisto nel Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza, di Ripresa e Resilienza, che presenteremo per il Recovery Fund, mi piacerebbe ci fosse anche previsto l'utilizzo di questi sistemi che sono molto utili. Noi solo così possiamo anche consentire a chi viaggia sul mezzo pubblico di pagare esattamente per il tratto che fa di percorso, quindi pagare a consumo e non più una tariffa fissa, e soprattutto possiamo sapere quante persone sono su un mezzo e quali sono i bisogni di monitoraggio di mobilità di tutte le persone. Da ultimo, signor Ministro, qui la domanda le chiederei se il Ministero potesse farsi carico di
un monitoraggio nel concreto delle scelte fatte da tutte le prefetture e se in qualche modo si potesse sintetizzare il lavoro fatto dai vari prefetti, perché sicuramente in alcuni di questi casi emergeranno delle soluzioni che si riveleranno migliori degli altri. Quindi credo che l'esperienza che faremo dal 7 in poi, nelle prime 2 settimane, ci farà emergere delle best practice che potranno poi essere estese, se conosciute, a tutto il territorio nazionale. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, onorevole Gariglio. Onorevole Ficara. Sì, grazie Presidente e grazie al Ministro per la dettagliata illustrazione che ci ha fatto sul lavoro condotto diciamo, negli ultimi mesi. E credo che diciamo, tutta la descrizione che ci ha fatto sulla messa a punto di questi tavoli di coordinamento guidati dal prefetto nelle varie province con il coinvolgimento degli istituti scolastici, delle aziende di trasporto, dei sindaci, credo che sia, diciamo, stato l'elemento di novità più importante e forse imparando anche un po', magari non dico dagli errori, ma sicuramente da quello che diciamo, da quelle zone che non hanno, da quegli aspetti che non hanno ben funzionato nella fase agosto-settembre. Perché è vero che le competenze sono ben definite, alcune costituzionalmente definite, e che il grosso chiaramente lo avevano le regioni nell'organizzazione per quanto riguarda appunto il trasporto pubblico locale e il trasporto scolastico, in quel caso direttamente i comuni. Però è anche vero forse che fin dall'inizio, ecco, un'attività di coordinamento da parte dei vari ministeri coinvolti sarebbe stata, diciamo, sarebbe stata opportuna ed è quello che si è fatto negli ultimi mesi e sono ben felice di questo e anche appunto del punto che ha fatto sui vari lavori condotti dai prefetti. Perché lo abbiamo detto chiaramente, oltre al discorso dell'aumento dei mezzi, ma lì è chiaramente legato poi alla rigidità proprio del sistema del trasporto pubblico locale, l'elemento principale è lo scaglionamento degli orari, che non può essere solamente però quello della scuola, ma in generale di tutte le attività lavorative e produttive, ed è anche poi la cosa forse più difficile e più veramente diciamo difficile da riuscire poi ad organizzare. Sulla base di quello che ha detto il Ministro, io le chiedo, delle 107 province italiane, 13 sono città metropolitane ed è, almeno anche da quello che ha detto lei, ed è sulle 13 città metropolitane poi che si, come dire, concentrano maggiormente le criticità e le varie attenzioni. Di queste, dei vari lavori condotti dai vari prefetti, ecco, se sono tutte ad un buon livello di preparazione oppure se esistono appunto ancora delle criticità. Nel resto invece delle province, alcune magari sono anche proprio di più piccole dimensioni, credo che lì il lavoro principale sia per esempio legato più che altro al trasporto scolastico, perché magari nei capoluoghi di provincia si spostano la maggior parte dei ragazzi dai comuni limitrofi più piccoli. Ecco, nelle province quindi che non città metropolitane, a che punto è il lavoro proprio in termini anche di numeri? Abbiamo non so, per esempio, un 90% di lavoro preparatorio fatto o più o meno. E poi sui dati che ha dato relativamente all'utilizzo delle risorse messe a disposizione delle regioni e degli enti locali in questi mesi, onestamente un po' mi hanno lasciato un po' sinceramente con la bocca aperta perché quando ci eravamo visti a fine ottobre con la scorsa audizione sempre sul discorso del trasporto pubblico locale, ci aveva fornito una tabella
con i dati forniti dalle regioni sull'utilizzo di queste risorse, che erano oggettivamente, diciamo, pochini. Bene, oggi che siamo ovviamente ormai però a fine dicembre, sentire che sono stati sui 300 milioni a disposizione, sono stati saldati, mettiamola così, 62 milioni 800 mila euro, secondo me sono ancora pochini oggettivamente, però le chiedo se questi sono i 62 milioni, sono quelli però già elargiti, ma nel frattempo di quella tabella che ci aveva fornito a fine ottobre c'è un ulteriore aggiornamento, perché magari di quei 62 magari ne sono pronti altri 100 e passa da trasferire alle regioni. E nel caso in cui invece fossero ancora pochi, perché, come mai dal suo punto di vista sono così pochi? Anche perché poi in questi mesi abbiamo sentito molto spesso molti presidenti di regione lamentarsi che le risorse non gli erano state trasferite, quando sappiamo invece che le risorse il governo le ha messe a disposizione, avrebbero le regioni dovuto loro impiegare queste risorse e poi gli sarebbero stati trasferiti a mo' di, mettiamola così, rimborso. E, ultima domanda che le faccio, bene quindi i piani dei vari prefetti messi a disposizione, le chiedo che cosa si sta facendo, o forse mi è sfuggito dalla sua relazione, che cosa si sta facendo sul controllo dell'attuazione poi di questi piani? Ecco, qual è, cosa si prevede come monitoraggio di questi piani, e se questo monitoraggio poi attraverso le stesse prefetture o attraverso appunto un lavoro di coordinamento centrale, questa attuazione dei vari piani verrà, le informazioni verranno messe a disposizione anche degli utenti e dei cittadini sui siti delle prefetture stesse e così via. E poi ultimissima davvero, se ha tempo, le ho sentito dire molto spesso in queste settimane che serve una riforma generale del TPL. Ecco, se ovviamente non è questa la sede, però brevemente magari se ci dà qualche sua intanto idea in che direzione vogliamo andare, visto anche il difficile momento dal quale spero che tutti insieme presto usciremo. Grazie Ministro. Grazie Onorevole Ficcara. Onorevole Bergamini. Eccomi qua, buongiorno, grazie Presidente, saluto i colleghi, ringrazio il Ministro De Micheli per l'ampissima, circostanziatissima relazione che ha voluto condividere con noi oggi. Anche io, come altri colleghi che mi hanno preceduto, magari poi mi rileggerò con calma la sua relazione, Ministro. Mi limito, diciamo, a tre punti che mi hanno colpita e, se vogliamo, allarmata, rispetto al quadro delle iniziative che anche, non solo in vista del 7 gennaio, data importante di verifica dell'operato del governo, ha evidenziato. Il primo è questo, che c'è una gigantesca massa di denaro che comunque è disponibile per tutto quello che riguarda la situazione del trasporto pubblico e dei servizi di trasporto da assicurare alla popolazione, in primis ai nostri studenti che avranno la fortuna di tornare a scuola il 7 gennaio. Un'enorme massa di denaro, benissimo, perché chi sta in Parlamento da molti anni come me in realtà ha sempre vissuto l'esperienza contraria. Tantissime idee, tantissimi programmi, tantissimi progetti, uno più intelligente dell'altro, ma non c'erano mai le risorse. Quindi ottimo tutte queste risorse stanziate, stanziabili rispetto alla salvaguardia del nostro diritto di essere trasportati. Però quello che mi allarma non è sicuramente questo dato, ma il dato successivo che è stato già evidenziato da molti altri colleghi, ovvero lei ha dato un numero che ci dimostra che le regioni beneficiano in parte e in una parte tutto sommato piccola di questo denaro disponibile, di questo flottante, chiamiamolo così, disponibile. Anch'io vorrei capire come si può ovviare a questo non banale inconveniente e capirne le ragioni, se ci sono problemi di coordinamento, se ci sono problemi di inefficienza da parte delle regioni o, come qualche presidente di regione ha detto, inefficienza da parte, diciamo, della struttura centrale. Però questo è un elemento anche per noi commissari di grande riflessione, perché è molto allarmante. Sarebbe il colmo se ci fosse tanto denaro oggi finalmente a disposizione e non si potesse approfittarne nel modo migliore. Il secondo punto
è l'utilizzo, consentitemi questa, questa espressione, della rete delle prefetture italiane. Non certamente perché non ci siano le capacità tecniche e professionali da parte delle prefetture, ma perché molte di queste sono sottodimensionate, hanno carenze di organico molto importanti e quindi mi chiedo come, diciamo, in cima ad una serie di altre competenze che sono state loro affidate a causa della pandemia, possano, e se possano, se siamo certi che possano supplire pienamente di fronte a questa ulteriore responsabilità, che mi sembra una responsabilità importantissima, direi cruciale, e sulla quale appunto ho qualche preoccupazione, dato allo stato denunciato più volte proprio di molte delle nostre prefetture rispetto anche agli organici. Infine una terza cosa che il collega Baldelli ha evidenziato, che secondo me è filosofica ancora una volta, ovvero giustissimo concentrarsi sul trasporto pubblico, sono d'accordo sulla necessità di una riforma complessiva del TPL e forse anche l'apporto del lavoro svolto dalla Commissione Trasporti della Camera negli anni scorsi può essere utile, perché abbiamo fatto indagini conoscitive, approfondimenti, abbiamo sentito tutti i player di questo complesso settore dell'economia di uno Stato, quindi benissimo. Tuttavia c'è poi il tema del trasporto privato e lì il bilanciamento va tenuto, perché è un tema proprio generale dell'assetto di questo governo, ovvero tutto molto pubblico, 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 centralizzato sullo Stato, responsabilità che lo Stato acquisisce, lo Stato che entra nell'economia da dove si era lentamente ritirato, tanti elementi, ma poi si omette la analoga importanza che un buon funzionamento, un buon efficientamento del trasporto privato può portare in termini di beneficio alla situazione emergenziale che abbiamo. Anche su questo vorrei, se possibile, sentire qualche parola in più dal Ministro. Grazie. Grazie Onorevole Bergamini. Io non ho altri iscritti a parlare. Se il Ministro, diciamo, visto che ha dato questa ampia disponibilità, me lo consente, io vorrei rivolgere una domanda. In realtà è una proposta. Perché non si è pensato, oppure se si intende, diciamo, procedere in questo senso, a un'operazione trasparenza provincia per provincia, appunto nell'ambito anche di questo lavoro che stanno portando avanti le prefetture, ma in questo caso forse sarebbe il caso che fosse il MIT, diciamo, a organizzarlo. Nel senso di andare, diciamo, in termini molto trasparenti anche attraverso, diciamo, internet, a pubblicare nel sito quanti mezzi in più nelle varie realtà sono stati coinvolti, mi riferisco al taxi, NCC, ai bus turistici, visto che comunque c'è una corresponsabilità da parte delle istituzioni locali, e anche, diciamo, quanti controllori in più attraverso questi meccanismi che sono stati introdotti e le proposte che sono state avanzate ci sono realtà per realtà. Questo secondo me in questa fase di difficoltà e anche, diciamo, di scarsa insomma, speranza da parte dei cittadini, avere a disposizione un quadro di dettaglio trasparente e molto preciso realtà per realtà, soprattutto per quanto riguarda le aree metropolitane dove ci sono i maggiori problemi, credo che potrebbe essere utile. Lo lascio come spunto di riflessioni di riflessione all'intervento e poi, diciamo, alla replica che ci vorrà fare la Ministro De Micheli. A lei la parola, Ministro. Mi sentite? Molto bene. Sì. Allora, faccio qualche premessa rispetto alle domande che ho ascoltato e che credo sia ulteriormente necessarie. L'organizzazione del trasporto pubblico dedicato, e quindi quel trasporto che vale per gli studenti sotto ai 14 anni, non ha avuto nessuna modificazione da settembre ad oggi. Nel senso che tutto il sistema degli scuolabus che sono dedicati agli studenti della popolazione scolastica sotto i 14 anni prevedono ancora le stesse linee guida e hanno la copertura finanziaria prevista anche per il 2021.
giugno, così come è accaduto nella prima fase di riapertura delle scuole. Pertanto, e lo dico in particolar modo alle preoccupazioni esposte dall'onorevole Mulet, tutta l'organizzazione di cui parliamo ora si rivolge alla popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, e quindi le scuole, una volta quando io e Mulet andavamo a scuola, si chiamavano le scuole superiori, tanto per intenderci, ovvero per quella popolazione scolastica sopra i 14 anni. Seconda questione generale, il tema del trasporto su ferro, che è parzialmente implementabile, come ho avuto modo di dire nella relazione che ovviamente vi fornirò, è implementabile su gomma a parità, diciamo così, di fermate, ma ovviamente sconta due problemi. Nel momento in cui vengono appaiate alle linee su ferro corse su gomma, quelle su gomma saranno inevitabilmente più lente e quindi in molti casi meno, diciamo così, desiderabili per coloro, lavoratori o studenti che si dovessero muovere, ma certamente c'è un limite tecnologico, cioè per tutto ciò che su ferro, metropolitane e treni, ovviamente esistono anche dei limiti di sicurezza dei mezzi stessi. Vi faccio un esempio: il trasporto su ferro extraurbano prevede che gli accessi alle stazioni abbiano degli scadenzamenti che sono degli slot che non possono essere oltre quanto già previsto dalle normative di sicurezza ferroviaria. Pertanto sono implementabili fino al raggiungimento dell'altro fronte della sicurezza, perché ovviamente ci dobbiamo occupare di sicurezza sanitaria, ma non possiamo dimenticare anche l'altra sicurezza. Quindi in alcuni casi sono state implementate le corse, per esempio delle metropolitane, ma attraverso strumenti che sono legati a bus aggiuntivi che fanno percorsi simili o assimilabili, ma che comunque avranno, diciamo così, per tempi di percorrenza inevitabilmente più lenti. È quella la parte più rigida di tutto il sistema del trasporto pubblico locale. Sotto questo punto di vista credo sia necessario anche un chiarimento su una questione che l'onorevole Ficarra e l'onorevole Bergamini hanno giustamente sottolineato. Perché nella prima fase della riapertura delle scuole, a fronte di 300 milioni disponibili per l'utilizzo, per la possibilità di implementare con mezzi privati o comunque di implementare il numero di chilometri, sono stati spesi solo 62 milioni? Allora, noi avevamo all'inizio un previsionale dalle regioni di circa 130 milioni. In realtà ne sono stati spesi solo 32 per le seguenti ragioni. Primo, perché alcune regioni hanno deciso di chiudere le scuole anticipatamente, quindi tutti questi servizi aggiuntivi non si sono resi necessari. Secondo, perché poi è intervenuta il DPCM che ha previsto erga omnes per tutte le regioni didattica a distanza per il 75% e quindi progressivamente calato il fabbisogno di servizi aggiuntivi. Terzo, perché alcune di queste regioni, tra cui quelle più popolose, penso per esempio alla Lombardia, che è quella che ha il fabbisogno di trasporto pubblico locale in termini quantitativi e anche economici più importanti, sono entrate in zona rossa e quindi non solo si sono chiuse tutte le scuole, ma anche molte attività produttive hanno evidentemente sospeso la loro attività. Quindi c'è stata una programmazione ipotetica che noi avevamo avuto dalle regioni, che poi non è arrivata a diventare, diciamo così, attività su strada, perché nel frattempo progressivamente un po' la riduzione della didattica in presenza e progressivamente l'incremento dei contagi hanno portato all'individuazione delle zone rosse e zone arancioni, che quindi hanno ridotto il fabbisogno. Per cui il dato che vi ho dato è un dato a consuntivo, mentre quello che vi avevo dato a ottobre era un dato previsionale. Ora, credo che l'altra premessa importante, prima di rispondere alle domande puntuali, sia quella legata al ruolo che il Ministero delle Infrastrutture ha giocato sia nella fase di settembre che in quella attuale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato uno strumento non previsto a legislazione vigente, ma di cui ci siamo fatti carico
quello stesso, ovviamente, essendo appunto il Ministero dei Trasporti, di coordinamento, di monitoraggio e di finanziamento, oltre che di implementazione legislativa. Cosa è accaduto? È accaduto che i flussi che noi avevamo consegnato alle regioni per la riapertura delle scuole sono stati in parte, in alcune regioni, tenute in considerazione ai tavoli che all'epoca erano regionali con le scuole. Cioè nel primo modello di riapertura c'erano i tavoli scolastici regionali, ai quali in alcuni casi la partecipazione delle regioni fronte trasporti ha determinato una soluzione di alcuni problemi. In altri casi, a quegli stessi tavoli non si è riusciti a raggiungere gli stessi obiettivi, o per difficoltà di implementazione delle linee, o per difficoltà da parte degli istituti scolastici di provvedere allo scaglionamento degli orari. La mia battaglia sullo scaglionamento degli orari, e anche qui devo riconoscere che molti degli interventi hanno approfondito questo aspetto, non è esclusivamente finalizzata alla scuola, anzi la disponibilità di tanti sindaci a scaglionare gli orari anche degli uffici e delle attività produttive in molte regioni ha consentito da subito di non avere condizioni di criticità. In altre regioni invece questo non è accaduto nella prima fase, e proprio il monitoraggio della prima fase, di cui noi ci siamo fatti carico anche in quel caso ogni 48 ore, ha dimostrato come, essendo i flussi di domanda compositi e non esclusivi a carico della scuola, avessero l'esigenza questi flussi di essere determinati in maniera diversa proprio sullo scaglionamento degli orari. Tenete conto che il nostro è l'unico paese che ha previsto il riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale al 50%, e quindi è per forza anche l'unico paese che deve sperimentare i cosiddetti nuovi orari delle città. Sempre in termini generali, la possibilità di utilizzare mezzi privati, taxi NCC da subito, fin dal decreto rilancio, anche perché noi avevamo piccole regioni che ci chiedevano questa possibilità per andare a prendere non solo studenti ma anche lavoratori nelle aree interne, come peraltro ha ricordato l'onorevole Gariglio, ma successivamente nei decreti estivi è stato previsto e allargato anche per ovviamente i bus turistici. Questi strumenti sono stati messi in campo, quindi questa possibilità è stata messa in campo utilizzando quelle che sono già le norme per fare gare in 48 ore a legislazione vigente. Ci sono le norme del codice degli appalti sulla negoziata, rafforzate dall'articolo 1 del decreto semplificazioni, sempre sulla negoziata, che hanno già consentito, sia a settembre che anche ora, alle regioni laddove presidenti hanno deciso di accentrare le gare a livello regionale, oppure alle singole aziende, laddove le regioni hanno deciso di delegare alle aziende le gare, di poter fare gare in 48 ore. C'è un problema però rispetto al noleggio di bus turistici, al di là di alcune tipologie di bus che possono avere problemi di natura tecnica, nonostante le motorizzazioni siano state autorizzate dal Ministero a certificare in 24 ore la possibilità di utilizzare tutti i mezzi privati, ok? Purtroppo abbiamo riscontrato nelle giornate precedenti il Natale, la settimana precedente al Natale, che è stata la settimana nella quale si sono fatte più gare in assoluto dall'inizio di questo nuovo modello organizzativo, che ci sono molte aziende, soprattutto di dimensioni medie e piccole, che non partecipano alle gare, seppur chiamate con il meccanismo della negoziata. Per questa ragione abbiamo chiesto agli assessori regionali di chiarire ai soggetti privati che, una volta contrattualizzati, avranno comunque il rimborso ai sensi dei verbali dei prefetti, a prescindere dal fatto che per motivi sanitari e per motivi di natura sanitaria vengano utilizzati da subito i mezzi aggiuntivi oppure
progressivamente nel tempo. Questa è una tutela che noi abbiamo messo in campo sia per le regioni che per le aziende, ma ovviamente anche per i soggetti privati, perché qualcuno può avere la preoccupazione di partecipare alle gare e poi di non vedere immediatamente il proprio mezzo messo su strada, e quindi può dire: vabbè, allora quella settimana io l'ho tenuto fermo, l'ho tenuto a disposizione, ho preso la persona che l'ho fatta rientrare dalla cassa integrazione, ma poi non vengo rimborsato. Invece abbiamo proprio deciso, come vi ho detto nella relazione iniziale, di utilizzare i verbali dei prefetti proprio per evitare che in termini di contrattualistica sia i soggetti pubblici che mettono sotto contratto i privati, che i soggetti privati che sono messi sotto contratto dai pubblici possano avere qualche dubbio sul fatto che gli venga riconosciuto, diciamo così, il quantum previsto dal contratto medesimo. Noi stiamo cercando di dirla questa cosa con grande forza proprio perché ci sia da parte dei soggetti privati maggiore disponibilità alla partecipazione delle gare in giro per l'Italia. Sempre in termini di premessa generale, per quel che riguarda le strade provinciali, la titolarità di spese correnti, quale lo spargimento del sale e l'intervento della neve, come noto, è esclusiva delle province sulla base dei mezzi propri. Ciò non toglie che il Ministero quest'anno abbia comunque distribuito alle province italiane 1.390 milioni di euro per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria. Per quel che riguarda invece le domande un pochettino più puntuali, sì, abbiamo fornito ai prefetti tutta una serie di strumenti per poter rendere il loro lavoro il più flessibile possibile, e proprio perché il modello regionale non aveva dato i risultati a te, cioè la regionalizzazione, un modello di orari, un modello di trasporti, un modello organizzativo uguale per tutti, non aveva dato i risultati attesi. Abbiamo deciso insieme alla ministra Azzolina, alla ministra Lamorgese e al ministro Boccia di localizzare nelle province le risposte da dare. A noi, da parte nostra, anche grazie alla presenza a quei tavoli di rappresentanti, ad ogni tavolo di rappresentanti del Ministero, è spettato il compito di rappresentare tutte le informazioni possibili per poter addivenire per ogni provincia ad un modello che fosse un vestito su misura fatto per ogni provincia. Ed è questa la vera ragione per la quale il 95% delle province ad oggi hanno già definito i modelli organizzativi per la riapertura delle scuole. Non dirò qui pubblicamente quali sono le province che non hanno ancora chiuso, ogni provincia ha la sua ragione, la sua motivazione, stanno lavorando, e vi posso garantire che siamo informati del fatto che i prefetti in questa settimana, per tutte le province che non hanno ancora chiuso il modello organizzativo, hanno già convocato i tavoli. È del tutto evidente che la norma di chiusura prevista nel DPCM, che dice: se nella tua regione c'è una provincia che non è riuscita a trovare l'accordo tra l'aumento del numero di mezzi e del numero di chilometri percorsi e lo scaglionamento di orari, a quel punto c'è la facoltà del presidente della regione, sulla base ovviamente dell'articolo 32, di poter intervenire con ordinanza cogente. Ma per poter costruire un vestito idoneo, fare trasporto pubblico locale a Milano non è la stessa cosa che farlo a Piacenza, nonostante ci siano solo 60 km di differenza, ma le dimensioni, la condizione della città metropolitana, a differenza di una città di provincia che ha molta montagna, eccetera, eccetera, eccetera. Non devo spiegare a voi, che rappresentando autorevolmente il territorio lo conoscete minuziosamente, è del tutto evidente che sono modelli organizzativi radicalmente diversi. La presenza di una metropolitana in una città metropolitana, scusate il gioco di parole, determina una differenza in organizzazione del trasporto pubblico locale, che laddove non c'è una metropolitana o non c'è una tranvia, evidentemente è molto diverso. Sempre sul tema delle risorse, vorrei chiarire che i 390 milioni sono già a legislazione vigente. Allora, c'è un punto che può essere accaduto in passato: la crisi di liquidità delle regioni nel 2020
Abbiamo avuto qualche segnalazione di questo tipo, tant'è vero che io ho fatto un tavolo specifico con l'assessore Caparini, che è l'assessore che coordina gli assessori al bilancio della conferenza delle regioni, proprio per capire quali erano le misure idonee per evitare che il tempo intercorso tra lo stanziamento delle risorse, domanda pergamina per intenderci, di imponenti quantità di risorse, e il momento in cui queste risorse sono nelle tasche o delle regioni o addirittura delle agenzie dei trasporti che finanziano poi le aziende di trasporto pubblico locale, fosse il tempo più breve possibile. Voi sapete perfettamente che la distribuzione di queste risorse che transitano dal Fondo Nazionale del TPL prevede un decreto del Ministro, la controfirma del Ministro dell'Economia, il passaggio in conferenza unificata e poi la registrazione alla Corte. Solo dopo questi del Ministro, conferenza e questi quattro passaggi, la ragioneria del MIT può erogare le risorse disponibili. In questo frangente le regioni possono anticipare di cassa, perché intanto hanno la certezza che il meccanismo di distribuzione è uguale ai criteri del fondo del TPL per il 50%, ed oggi sanno anche che il restante 50% verrà distribuito sulla base dei verbali dei prefetti, che faranno fede, in caso di marcato accordo ai tavoli prefettizi, farà fede l'ordinanza del Presidente della Regione. Quei chilometri aggiuntivi e quel numero di bus aggiuntivi saranno elemento certificativo per le regioni, quindi conseguentemente per le aziende, per essere poi ristorati con l'imponente mole di risorse, e qui cito appunto le vostre parole, messe a disposizione dallo Stato. Torno un attimo al trasporto privato per confermare che nel 2020 sul trasporto privato sono stati stanziati, parlo dei bus turistici, 53 milioni più altri 20 milioni che sono in fase di erogazione, che ovviamente avendo noi in termini prospettici ulteriori decreti da approvare sul piano finanziario di questa drammatica pandemia, ci faremo carico di fare anche una verifica di eventuali ulteriori fabbisogni sopravvenuti per un intervento nel 2020, fermo restando che ci auguriamo che ci sia la disponibilità massima possibile per implementare da parte delle aziende private il trasporto pubblico locale. Per quel che riguarda i verbali dei prefetti, la stragrande maggioranza dei prefetti che hanno già completato l'attività di programmazione della riapertura della scuola stanno pubblicando sui siti prefettizi i testi dei verbali. Le aziende che avranno modificato il loro orario, che dovessero aver modificato o implementato o incrementato processi e percorsi, corse specifiche, pubblicheranno sui loro siti le corse aggiuntive. Ed è tutto evidente che anche tutto il personale che noi abbiamo chiesto, sia volontario che professionalizzato, che sarà presente alle fermate dei bus, alle fermate metropolitane, alle fermate delle stazioni, saranno dotati da parte delle aziende di strumenti che sono soprattutto gli orari e le modalità con le quali queste corse saranno rappresentate. Per cui, se arriva alla fermata del bus, il bus che è davanti a te è già pieno al 50%, lì ci sarà o un dipendente dell'azienda, o un ausiliario del traffico, o un volontario della protezione civile, che con tanto di orario programmato dalle aziende ti dirà che, non potendo tu salire su quel bus, dovrai aspettare 3 minuti, 4 minuti perché è in arrivo un altro bus. È del tutto evidente che non sono previste multe. No, se la domanda è sono previste multe, no. Ma è ovvio che ci sarà un comportamento di moral suasion più importante nella fase iniziale per abituare le persone alla novità, che siano studenti, che siano lavoratori, rispetto a quando non sia invece, diciamo così,
deterrente l'ipotesi di assegnare una multa ad una persona che sale come elemento in più rispetto al riempimento del 50%, anche perché è del tutto evidente che questa scelta è una scelta di protezione delle persone. Alla domanda legata alla al tema del monitoraggio ex ante, come vi dicevo prima, cioè in questa fase noi abbiamo ogni 48 ore questo tavolo, è una discussione, un tavolo permanente con l'amministrazione INAS, con la ministra Lamorgese, con il prefetto Frattasi, capo di gabinetto del ministro Lamorgese, che sta coordinando tutta l'attività dei prefetti, e ovviamente veniamo aggiornati sulle eventuali criticità seduta stante. Vi confermo che, contrariamente a quanto accaduto a settembre, la programmazione delle città metropolitane è sostanzialmente completata ovunque e che le uniche criticità si stanno ancora rilevando in città capoluogo di provincia di dimensioni minori. Questo per motivi squisitamente locali, rispetto ai quali ovviamente il Ministro dei Trasporti ha dato tutta la disponibilità, ammesso e non concesso che io possa fare qualcosa di specifico nel merito su questi problemi per poter intervenire, ma come me ha dato disponibilità all'amministrazione e al Ministro Lamorgese. Per quel che riguarda invece il monitoraggio ex post, è del tutto evidente che la stessa tempistica di valutazione di come stanno andando le cose ci sarà anche nelle giornate dal 7 in poi. Io voglio però chiarire una questione fondamentale. Anche se ad oggi, dopo l'accordo con le regioni, che sono titolari sia del trasporto pubblico locale che anche dei controlli sanitari nelle scuole, che qualcuno di voi mi chiedeva, che erano scanner negli istituti, eccetera, eccetera, poiché in quel verbale di accordo del 23 di dicembre c'è anche la parte sanitaria, quindi magari lo recuperiamo questo verbale e insieme alla mia relazione lo mandiamo alla commissione, in modo tale che chi ha fatto la richiesta, come l'onorevole Boulet, come l'onorevole Rixi, di avere un panorama complessivo non solo delle misure trasportistiche ma anche di quelle, diciamo così, più sanitari, in quell'accordo ci sono stati anche degli impegni da parte delle regioni sugli interventi sanitari nelle scuole, per esempio in termini di priorità sui tamponi necessari per le scuole e su tutta un'altra serie di questioni puntuali. Ma al di là degli aspetti di natura sanitaria, è del tutto evidente che i controlli ex post avranno per noi la stessa tempistica, anzi, invece che ogni 48 ore, noi faremo controlli ogni giorno per essere certi. Credo che l'onorevole Zanella abbia in corso una conversazione. No, però adesso in inglese. Ok, bene, adesso invece è chiuso. Dicevo che questo tipo di monitoraggio ovviamente ha bisogno però di una strettissima attività di collaborazione con le regioni. E io qua ve la dico dritta come la penso. Noi abbiamo chiesto e ottenuto in conferenza che prefetti, regioni, tutto il sistema si organizzi per il 7 alla frequenza scolastica in presenza al 75%, anche se c'è l'ordinanza di Nico Speranza che dice i primi 7 giorni li facciamo a 5. Pagheremo anche per i servizi che temporaneamente saranno in fase di organizzazione e non per forza di esercizio, perché la scuola è troppo importante, è troppo importante. Però è del tutto evidente, e qui a voi che rappresentate il popolo italiano deve essere chiaro, che tutto l'armamentario, finanziario, informativo, organizzativo, anche giuridico ordinamentale e di supporto tecnico, i ministeri competenti, e in questo caso non parlo esclusivamente del Ministero dei Trasporti, okay, lo hanno messo a disposizione delle regioni che per loro stessa dichiarazione hanno esattamente lo stesso obiettivo del governo.
quello di dare la possibilità agli studenti di andare a scuola in presenza. Non c'è un problema finanziario, non c'è un problema a legislazione vigente. Il tema dell'ulteriore compensazione delle perdite da bigliettazione del 2020, le regioni sanno già che lo risolveremo col decreto di spostamento del che faremo agli inizi del 2021, perché sapete che un conto sono i soldi da dare al trasporto pubblico locale per i servizi aggiuntivi, noleggio, taxi, bus, turistici, LCC, eccetera, eccetera. E un conto è coprire le perdite perché si è girato meno nel 2020. E siccome le perdite oggi noi le copriamo con 1,32 miliardi, ma servono ulteriori risorse, le regioni sanno che arriveranno anche quelle per il 2020, per coprire la perdita complessiva, essendo queste aziende che svolgono un servizio ai sensi per gli effetti dell'articolo 3 della Costituzione, che è quello che garantisce l'uguaglianza a tutti i cittadini. Quindi, sotto questo punto di vista, non c'è un problema finanziario. I problemi di cassa, come vi ho detto, li abbiamo affrontati e risolti con il coordinatore degli assessori di bilancio delle regioni, che appunto l'assessore è già il nostro collega Davide Caparini. Ovvio che qualche problema ci sarà, secondo, diciamo così, la mia opinione su 107 province. Con modelli tutti differenziati avremo risultati molto positivi, risultati medi e qualche criticità ci sarà nei primi giorni di riapertura delle scuole. Ma è ovvio che un sistema così complesso, articolato e profondo per riconoscimento delle stesse affermazioni che molti di voi, anche non esponenti della maggioranza, hanno fatto, avrà bisogno anche di essere rodato nella prima fase, quando appunto cercheremo di dispiegare il numero maggiore di persone che aiutino i cittadini e gli studenti a fare le scelte di trasporto migliore possibile per andare a scuola. È del tutto evidente però che il vero risultato di questa fase è che il vestito a livello provinciale ha avuto tempi di accordo più veloci di quello precedente. Il secondo risultato è quello di avere confermato l'esigenza e la necessità dello scaglionamento degli orari, per il quale anche molti di voi, molti degli intervenuti, ma non solo, si sono battuti in passato. Ultima questione, la riforma del trasporto pubblico locale. Ora, noi abbiamo nel pluriennale più le risorse che ci verranno riconosciute con i fondi europei stanziati, noi avremo un numero importante di miliardi per poter continuare a finanziare il PL. Non solo la misura già finanziata di sostituzione dei bus con bus ambientalmente più sostenibili e più efficienti, ma anche per il completamento delle metropolitane, delle città che si sono dotate di questo strumento, e per il completamento dei sistemi di trasporto rapido di massa che sono soprattutto presenti nelle grandi città, non solo capoluogo di regione, ma in generale nelle città ad alta densità abitativa. Ora, avere questo patrimonio di risorse e non intervenire anche sul modello organizzativo del trasporto pubblico locale sarebbe, a nostro avviso, un delitto. Pertanto, noi abbiamo, sto per costituire la commissione che si occuperà di produrre le proposte, tra cui tutto il tema della digitalizzazione. Prima l'onorevole Nobili parlava del fatto che è necessario implementare con gli strumenti tecnologici la possibilità di migliorare la qualità del trasporto pubblico locale, ma non solo con la digitalizzazione, con anche altri strumenti di misurazione dei bisogni e di misurazione dei livelli essenziali, che sono diversi nelle grandi città urbane rispetto alle periferie e alle province. Molti di voi hanno citato le aree interne come aree nelle quali è necessario avere lo stesso livello di qualità del servizio delle città, ok? E a questo tavolo, a questo gruppo di lavoro, la conferenza Stato-Regioni e l'UPI e l'ANCI ci hanno fatto recentemente avere
il nome dei partecipanti in modo tale che possa firmare l'atto di costituzione di questa commissione che elaborerà prima di tutto un testo tecnico all'interno del quale saranno rappresentati i nuovi bisogni e le possibili risposte. È del tutto evidente che poi governo e Parlamento insieme alle regioni dovranno trasformare il documento di natura tecnica in una legge, in una norma che modifichi la norma del 1997 per rispondere ai modificati bisogni di trasporto pubblico locale nel nostro paese. Io mi sono dato un obiettivo temporale di potervi portare, presentare per una discussione preliminare quel documento tecnico entro 4 mesi dall'istituzione della commissione. Diciamo che utilizzerò tutti gli strumenti di pressione e di accelerazione che sono nelle mie mani per fare in modo che questi tempi vengano rispettati e per potermi presentare ovviamente molto prima su altri argomenti, ma su questo specifico argomento da voi nel mese di aprile e discutere con voi quelle che sono le risultanze di questa attività per approfittare di una drammatica pandemia come questa e di tutti i problemi che abbiamo rilevato e che anche l'opinione pubblica ha potuto vedere del trasporto pubblico locale in un'occasione di salto di qualità di un servizio che a maggior ragione ora, ma sicuramente anche per il futuro, continuerà ad essere un servizio essenziale per i nostri cittadini. Vi ringrazio. Ringrazio la Ministro per il suo contributo, dichiaro conclusa l'audizione e auguro a tutti buon anno.